Il Tolentino, grazie a una rete di Padovani e a un autogol di Allegra, supera una Vastese poco concreta nell'arco di tutti i 90 minuti. Ma andiamo per ordine. Nei biancorossi, mister D'Addario schiera il consueto 4-3-3. Va in panchina Federico Alonzi al suo posto, Stivaletta come punta centrale. Assenti per squalifica Diallo sulla corsia di sinistra di difesa, sostituito da Tancredi e Agnello a centrocampo con chance dal primo per Sansone. Nei marchigiani, che arrivano da 7 risultati utili consecutivi, Mosconi sceglie uno speculare 4-3-3 con Mengani che non parte tra gli 11 titolari, per il resto formazione tipo. Partono subito forte gli ospiti e al 14esimo passano in vantaggio. Punizione battuta a sorpresa sul primo palo da Severini con Di Rienzo che respinge ma non trattiene. Ci prova prima Zammarchi, l'estremo della Vastese si salva, poi di gran carriera arriva Padovani che con una zampata la butta dentro per l'1-0. Questo il gol al rallenti. La partita da qui in avanti si addormenta e le occasioni da gol latitano. Tanti duelli e scontri, ma zero azioni pericolose da una parte e dall'altra. Al 45esimo finalmente si vede la Vastese con Di Filippo con un colpo di testa che va alto sopra la traversa. Si va a riposo con il vantaggio ospite di misura. Con le immagini di Edoardo D'Addario passiamo alla ripresa. Al 10° Padovani per i marchigiani ci prova da fuori, palla alle stelle. Al 22esimo arriva la risposta della Vastese con un colpo di testa di Alonzi, la torsione dell'attaccante non inquadra lo specchio della porta. Al 32esimo conclusione da fuori di Cicconetti, da poco entrato Di Rienzo in due tempi disinnesca il tiro. Al 35esimo Altobelli lancia nello spazio Alessandro, il numero 9 vanifica la possibile occasione con un pallonetto velleitario che non impensierisce Bucosse. Al 49esimo il Tolentino raddoppia con un autogol di Allegra che nel tentativo di spazzare la palla ha infilato il pallone nella propria porta, questo il replay. E questa è l'ultima occasione della partita che termina 2-0 per gli ospiti. La Vastese si ferma dopo 3 risultati utili consecutivi e non riesce nell'operazione aggancio dei marchigiani. Il Tolentino ringrazia e vola a 44 punti in classifica, agguantando così l'8° risultato utile consecutivo. Mister D'Addario, arriva una sconfitta contro il Tolentino. Quest'oggi vi è mancato qualcosina? Sì. Abbiamo sofferto il loro agonismo, la loro pressione, è una squadra molto caparbia, molto agonistica e di conseguenza ci hanno fatto praticamente quasi mai ragionare e siamo andati in difficoltà. Poi siamo andati subito sotto e quindi recuperare con quell'intensità è stato difficile, però abbiamo fatto male. Anche in zona gol non siete riusciti mai a essere pericolosi? Sì. Sotto questo punto di vista sì, certamente una... contro il Tolentino abbiamo fatto le due più brutte partite della stagione. Merito vostro o demerito loro? Merito più brutte? Noi ci mettiamo del nostro e loro ci hanno messo del loro perché hanno delle qualità sotto questo punto di vista e quindi bisogna affrontarle con la stessa forza, però loro sono abituati a fare questo, noi non siamo abituati a subire quel tipo di forza, però ha portato frutto a loro e noi paghiamo le spese. Mercoledì subito in campo contro la San Benettese, certo un avversario ostico sulla carta. Sì. Dopo c'è Pineto, insomma, tanto le dobbiamo riaffrontare tutte quante e quindi ci dobbiamo ora leccarci le ferite e rimettere in ballo quello che abbiamo fatto di buono fino a questa partita. Mister Mosconi, partita cinica e attenta dei suoi, è arrivato l'8° risultato utile consecutivo contro una Vastese che non ha fatto benissimo quest'oggi. Sì, ma Vastese è una squadra forte, c'ha un reparto offensivo un lusso per categoria, c'hanno 6 punti, una più forte di quell'altra. Noi siamo un gruppo dei Marines che ragazzi siamo tra virgolette giovani, però c'hanno fame, c'hanno atteggiamento giusto. Oggi non è stata una grande partita, è stata una partita sporca, abbiamo capitalizzato l'occasione che ci abbiamo avuto, però tra virgolette loro non sono stati mai pericolosi, la forza nostra è la difesa e anche oggi i ragazzi hanno dimostrato un valore assoluto, un grande cuore, un grande atteggiamento. Tanto poi in campo vanno le idee, vanno il cuore, il sacrificio, la determinazione. Queste cose è la forza nostra e dobbiamo portarle avanti fino alla fine.
Qual è l'obiettivo del suo Tolentino? Ma noi, l'obiettivo iniziale è la salvezza, la valorizzazione dei giovani, siamo primi a livello nazionale e salvaguardare il budget. Fino adesso ci siamo riusciti, adesso dobbiamo divertirci, dobbiamo rompere scatole a tutti, guardare sempre più in alto, perché la mentalità è quella, perché il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto, adesso ci divertiamo però a testa bassa, umiltà giusta e atteggiamenti giusti, perché il calcio, quello che ti dà, te lo toglie all'improvviso. Ci sono ancora tante partite, tante battaglie da affrontare e daremo sempre il massimo come oggi.